Forse ci sarà un altro trailer prima dell'uscita, ma è possibile che il primo filmato di gameplay possa anche essere l'ultimo fino alla pubblicazione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. E a noi tutto sommato non dispiace. Quello che abbiamo visto ci ha stupito ed entusiasmato, anche se si è scoperto ben poco oltre a qualche dettaglio su alcuni dei nuovi poteri di Link. Andiamo a vedere insieme perché. Con il gioco in arrivo su Switch il 12 maggio 2023 ormai era scontato, ma Nouma lo ha reso ufficiale. Lo sviluppo del nuovo Zelda è completo e non ci saranno ulteriori rinvii. Al termine del filmato è stata anche annunciata un'edizione Switch OLED a tema che arriverà poco prima del gioco stesso, il 28 aprile. Al momento non c'è stato alcun accenno a eventuali DLC. Giusto per rinfrescarvi la memoria, nel caso di Breath of the Wild erano stati annunciati appena prima dell'uscita. Nonostante la vicinanza della pubblicazione, la verità è che del gioco non sappiamo quasi niente. Nel filmato, il producer Eiji Aonuma in persona ha mostrato solo il funzionamento di alcune meccaniche già accennate in precedenza nell'arco dei vari piccoli trailer degli ultimi 4 anni. Sappiamo poi che verrà riutilizzata la morfologia della vecchia Hyrule, pur modificata nei contenuti. Le note lande saranno sovrastate da varie isole celesti raggiungibili in diverse maniere e forse accompagnate da ampie zone sotterranee finora solamente intraviste. Se il titolo tenterà di creare un compromesso tra i vecchi The Legend of Zelda e la nuova era della saga, non ci è dato saperlo. Non si sa ancora come sarà strutturata l'avventura, quale sarà la sua evoluzione, se ci saranno dei dungeon e quale sarà la storia. Sappiamo solo del ritorno di Ganondorf e della separazione di Link e Zelda. Per certo, Nintendo ha premuto l'acceleratore su 2 aspetti fondamentali di Breath of the Wild, ovvero l'interazione ambientale e la libertà concessa al giocatore. Tranquilli, tra poco vi spieghiamo in che modo. Prima di proseguire, però, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità sulla leggenda di Zelda. Anticipato da un vecchio trailer, nonché dai brevetti trapelati qualche anno fa, Reverto permetterà a Link di mandare indietro nel tempo un determinato oggetto. Nel filmato, Aonuma ne mostra un utilizzo già suggerito, e cioè la capacità di riportare alla posizione originaria delle rocce piovute dal cielo. In questo modo Link potrà raggiungere le isole volanti e spostarsi tra quelle vicine tramite la paravela. Non è confermato, ma la sensazione è che la mano magica di Link sia l'equivalente della tavoletta Sheikah di Breath of the Wild. I suoi poteri avranno tutti origine da lì e alcuni potrebbero essere disponibili fin da subito. Nel video Link ha infatti pochi cuori, ma potrebbe trattarsi di una limitazione dovuta a qualche evento di trama pensata proprio per tirarci in inganno. Possiamo vedere il logo colorato del potere selezionato in alto a sinistra. Sarà attivabile premendo L. Non è chiaro quanto sarà libero l'utilizzo di Reverto e su cosa sarà applicabile. Dubitiamo sui nemici, ma anche se si potesse usare soltanto su ogni singolo oggetto, potrebbe originare delle meccaniche emergenti difficilmente immaginabili sia per risolvere enigmi, sia per spostarsi, sia per colpire i nemici. Compositor è probabilmente la meccanica più sorprendente tra quelle mostrate. Aonuma ne inizia la presentazione mostrando un ramo che si rompe, il che conferma la famosa routine delle armi che si spezzano. Stavolta però ogni arma potrà essere fusa con un altro oggetto, che sia un elemento lasciato dai nemici o un'altra arma, variandone le caratteristiche e aumentandone l'attacco o la resistenza. Per farlo non ci sarà bisogno di raggiungere un'officina o un apposito laboratorio. Basterà tenere in mano l'oggetto in proprio possesso e selezionare quello a cui si desidera fonderlo all'interno dell'inventario o nella mappa di gioco. La fusione sarà predeterminata. Mischiando uno scudo di legno a un tronco tagliato, ad esempio, si otterrà sempre lo stesso risultato indipendentemente dalla forma del tronco. Si può mischiare anche una freccia con l'occhio di un nemico ucciso e quest'ultima vedrà il percorso dell'avversario mirato seguendolo fino a colpirlo. Introdurre una meccanica del genere sembra terribilmente complicato e immaginiamo soltanto quanto possa essere stato difficile bilanciare un titolo che la contenga. Anche Ultramano l'avevamo intravista nel precedente trailer, ma anche in questo caso era lecito supporre fosse molto più limitata. Funziona in modo simile al Calamitron di Breath of the Wild. Si afferra un oggetto e lo si sposta in qualsiasi direzione, con la differenza che ora è possibile agganciarlo ad altri elementi originando mezzi di trasporto e strutture inedite. La libertà con cui è gestita questa azione è anch'essa sbalorditiva. Nel filmato si compone una zattera fatta con 3 tronchi e vediamo che è anche possibile cambiare la posizione in cui gli elementi vengono allineati. A quel punto vengono anche aggiunti dei motori eolici, uno per lato, usati come propulsori per la struttura. I motori possono essere disposti sia in orizzontale che in verticale, come viene esposto poco dopo. In questo caso, con l'aggiunta di una vela centrale, l'oggetto si sposta in orizzontale grazie al vento e in verticale grazie ai motori. Anche in questa circostanza l'impressione è che l'unico limite sia solo l'immaginazione e l'eventuale energia dei propulsori.
Ascensus è l'ultimo potere e anche questo l'avevamo intravisto in altri trailer e brevetti. È infatti quell'abilità che permette a Link di attraversare qualsiasi soffitto sopra di lui. Nel filmato la sfrutta all'interno di una caverna nuotando magicamente al suo interno per un tempo che crediamo proporzionale all'ampiezza dello spessore della roccia. Di tutte le capacità mostrate, questa è quella meno sensazionale. Allo stesso tempo è quella di cui è più semplice immaginare un'applicazione pratica all'interno dei dungeon, anche se i suoi limiti sono ancora tutti da scoprire. Insomma, i nuovi poteri di Link sembrano davvero eccezionali per facilità e libertà di utilizzo. Soffermandoci a pensare a ciò che potremmo fare, ci sembra davvero di non avere limiti. Volendo sollevare solo un problema estetico, rischiamo però di rendere Hyrule più giocosa e meno realistica. Chissà se ci sarà ancora quel senso di meraviglia che ci faceva perdere a esplorare Breath of the Wild. Nintendo poi continua a giocare a nascondino. Non ci ha mostrato praticamente niente del gioco, della sua storia, della sua evoluzione, dell'obiettivo di Link e dei cambiamenti apportati ad Hyrule. In modo indiretto ci è stata solo confermata la centralità dell'antica civiltà Zonai, visto che i nuovi golem lasciano una Zonai Charge una volta distrutti. Tears of the Kingdom sfrutta la stessa morfologia del predecessore e non sarà in grado di sorprendere né con lo stile grafico né con gli effetti sonori, ereditati entrambi da Breath of the Wild. E non potrà stupire nemmeno a livello tecnico, perché la profondità di campo è superiore che in passato, le nuvole più corpose, ma i limiti di Switch sono sempre quelli. Per ora Nintendo ha mostrato di voler accelerare sugli aspetti positivi del capolavoro del 2017, ovvero la libertà d'azione e l'interazione ambientale, e non ha fatto alcun accenno alle criticità sollevate da alcuni appassionati. Ci riferiamo alle obiezioni riguardo al livello dell'intreccio principale e della mancata varietà dei temi dei dungeon. Non ci sono ancora indizi per capire se Tears of the Kingdom tenterà o meno di accontentare queste persone. Sappiamo che garantirà una grande libertà al giocatore e che le meccaniche presentate sembrano funzionare in modo eccelso. Tutto il resto diventa solo una questione di fiducia in Nintendo. La natura dell'avventura è ignota, ma le sue potenzialità sembrano enormi. E voi cosa ne pensate di questo trailer? Diteci la vostra nei commenti, mentre a schermo appaiono alcuni video che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!